È stata presentata presso la sede del Consorzio Imprese di Alife la carta dei servizi da parte di Confindustria Caserta agli aderenti al CIM Consorzio Imprese del Matese, presenti tutti i titolari delle aziende associate. Per Confindustria il direttore Lorenzo Chiello, la responsabile marketing Murita Giovannone, Francesca Solimene dell'area lavoro e relazioni industriali che hanno poi spiegato ciò che Confindustria può offrire ai propri iscritti e non ultimo il presidente del CIM Gino Merillo che abbiamo sentito a margine dei lavori. Presidente, oggi Confindustria ha presentato la carta dei servizi, diciamo un altro passo importante del Consorzio Imprese Matese, di cui lei è il presidente. Consorzio da un po' di tempo si è iscritta a Confindustria come consorzio. Chiaramente i consorziati in questa sede vengono messi a conoscenza di tutti i servizi che può dare Confindustria, sia che le aziende siano medie, grandi o piccole. L'intento di Confindustria è di portare quanti più associati nella provincia di Caserta a Confindustria come noi, per fare in modo che ci sia una divulgazione delle cose. Quanto è importante invece per voi? Per noi è importante perché praticamente noi come consorzio siamo direttamente consapevoli delle cose che si possono fare e sappiamo che cosa possiamo dare agli associati. Quindi la finalità qual è esattamente? La finalità primaria è quella di far conoscere quali sono i servizi veri e propri che Confindustria può dare agli associati, in questo caso del consorzio. Io come presidente sono associato a Confindustria con la mia azienda da più di 50 anni, quindi conosco bene le cose, però molte realtà non hanno avuto mai la possibilità di avere questa interlocuzione che credo sia importante. Quindi per le aziende, diciamo, per le imprese del territorio sarà un grosso vantaggio alla fine. Sicuramente, diciamo che le aziende dell'Alto Matese, cioè le nostre, come associata a Confindustria, oltre alla mia azienda c'è quella di Vittorio Civitillo, la Seri, che è una grandissima azienda, ma le altre non hanno mai avuto modo di potersi affacciare a questa realtà che è importante sotto tutti gli aspetti. Da lì è tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.